Apriamo la finestra sul Parma Calcio femminile perché queste ragazze vanno sostenute perché stanno per iniziare un girone di play-out che dovrà portarle alla salvezza e noi abbiamo in collegamento telefonico il portiere della formazione del Parma Calcio femminile, Alessia Cappelletti. Buonasera Alessia. Buonasera, Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. grazie di essere intervenuta. Noi abbiamo titolato La luce in fondo al tunnel perché sono arrivati due risultati utili consecutivi, la vittoria contro il Como per 1-0 e lo 0-0 di Pomigliano. E prima c'è stata una grintosa partita contro la Roma, che se non sbaglio è la capolista del campionato, dove Esatto. insomma qualcosa in più si poteva raccogliere, non per demerito vostro, ma per demerito di qualcun altro forse. Però non ti voglio far entrare in questi discorsi. Possiamo vedere la luce in fondo al tunnel? No, assolutamente c'è tantissima fiducia per il lavoro che stiamo facendo. Dopo, tra il calendario e qualche episodio di campo, forse non siamo state molto fortunate, però sicuramente abbiamo veramente tanto entusiasmo su tutto quello che è l'ambiente Parma e nel lavoro quotidiano che sono convinta e siamo tutte convinte ci porterà a fare sempre meglio. Abbiamo commentato il mercato del Parma maschile, commentiamo anche il mercato del Parma calcio femminile, che è stato un mercato importante perché sono arrivate, se non sbaglio, cinque giocatrici, una delle quali, l'americana, ha già realizzato il gol della vittoria contro il Como, una squadra che si sta trasformando rispetto all'inizio. Esatto, questi nuovi cinque acquisti comunque un po' in tutti i ruoli sicuramente ci aiuteranno tanto per quella che sarà la pole salvezza che dovremo affrontare tra pochissimo. Quindi sono sicuramente arrivate giocatrici di livello che ci daranno una mano e anzi ne avevamo bisogno, hanno anche portato molto entusiasmo e nel caso di Mia Corbin anche il gol. Sampdoria e Juventus sono gli ultimi due impegni. La Sampdoria è lì in lotta con voi per la salvezza. Con la Juventus c'è una partita dell'andata un po' da vendicare, no? 1-0 fino all'89esimo, 88esimo e poi una sconfitta per 2-1. Sì, personalmente la partita con la Juve è rimasta un po' sullo stomaco a tutti, difficile di gestione, però ora pensiamo prima alla Sampdoria che per noi è come una finale, quindi la prepareremo con la massima cura perché sono tre punti importantissimi e successivamente prepareremo anche la sfida con la Juve col massimo sentimento di rivalsa, però ecco. Per noi da quella fine ogni partita sarà decisiva, quindi le affronteremo tutte per portare a casa sempre i 3 punti e comunque per fare il massimo. Due domande, Alessia. Spicca nei dati che abbiamo visto, abbiamo mandato la grafica dei dati di questo campionato, queste 38 reti subite, no? Per un portiere, ovviamente non è responsabilità del portiere, è responsabile di tutta la squadra, però è un numero che ti pesa, visto che per 38 volte hai dovuto raccogliere il pallone in fondo al sacco. Guardi, ha toccato un tasto abbastanza dolente, nel senso che sono una molto competitiva, molto ambiziosa e sicuramente è un numero che mi pesa e me ne assumo ovviamente la responsabilità, perché giustamente sono stata io anche poi andare a raccogliere il pallone, però le ultime 2 partite siamo state brave a non subire gol, io penso che sia tutto un processo di miglioramento anche a livello di reparto, eravamo un po' più scollegate all'inizio, questo sicuramente non ha aiutato. Quello che è importante è quello che verrà e quindi cercherò sicuramente insieme a tutte le mie compagne di migliorare anche questo dato che ad ora non è stato felice, ecco. L'ultima domanda che ti faccio è una domanda che ti avranno già fatto in mille. No, non farla, lo devi fare No, la senza faccio perché magari c'è farla. qualche tifoso che ancora che non ha sentito la risposta, quindi ci può stare. Tu sei il portiere del Parma Calcio femminile, in porta nel Parma maschile c'è un monumento come Gigi Buffon. Tu Puoi anche non rispondere a questo. puoi avvalerti della facoltà di non rispondere, No, no, però insomma non mi sembra che avrai l'invidia di tante tue colleghe, no? No, rispondo sempre molto volentieri perché
Per me Gigi è una leggenda vivente e il fatto che le nostre strade calcistiche si siano incontrate qui, ovviamente strade calcistiche molto diverse perché insomma io mi ritengo all'inizio e lui ha fatto la storia del calcio per me come ruolo e come anche giocatore, come persona, quindi per me è assolutamente un onore anche solo giocare nella sua stessa società e non potete capire l'emozione di girarmi ogni tanto sul mio campo di allenamento e vedere nel campo accanto che c'è lui e il loro gruppo di portieri, che hanno un gruppo di portieri molto forte, e allenarci a veramente 50 metri da noi è davvero emozionante. Emozionante e ritengo anche stimolante con ogni probabilità. Molto, Alessia, chiudiamo. Molto stimolante. Esatto, facendoti i complimenti perché la Lega Serie A ha pubblicato la formazione top 11 della settimana e in porta, guarda un po' chi c'è, c'è il portiere del Parma Calcio Femminile. Quindi davvero tanti, tanti complimenti. Grazie, sono sempre cose che fanno piacere, però mi piace sempre dire e sottolineare che ovviamente i risultati del giocatore e della giocatrice singola sono merito sempre del lavoro di gruppo, prima della squadra e poi della squadra insieme al lavoro con gli allenatori, quindi non è mai una cosa solo mia, quindi mi piace sempre sottolinearlo, ecco. Alessia, grazie di essere stata con noi e soprattutto un grandissimo in bocca al lupo per questo finale di stagione. Sapete che il presidente Kraus ci tiene particolarmente, quindi davvero certo. Speriamo di arrivare alla conquista di questa salvezza. Grazie, grazie mille a tutti voi per l'ospitalità. Io aspetto tutti gli ascoltatori allo stadio e li invito sempre perché sono convinta che più persone ci vedono, più avremo seguito, perché siamo grintose e soprattutto le ultime partite saranno avvincenti, quindi ecco, questo, se posso fare questo invito, e grazie ancora a voi per l'ospitalità. Grazie, grazie Alessia, ancora in bocca al lupo e speriamo davvero di vedere sempre gente numerosa. So che hanno giocato ultimamente al Noce di Noceto, e però tutta la prima parte del campionato e della stagione l'hanno giocata al Tardini, quindi anche questo è un grande.